Util fornisce attrezzature alle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, fabbri e gommisti, assicurando sempre avviamento dei macchinari e assistenza tecnica continua. Si è tenuta ieri la serata inaugurale della nuova sede di cavanotizie.it in via Rosario Senatore a Cava dei Tirreni. Contestualmente al taglio del nastro c'è stata anche la presentazione dei corsi di canto, chitarra e pianoforte dell'Accademia Calindo, la prestigiosa scuola di canto moderna diretta dal maestro Gianfranco Calindo, l'ex leader del celebre gruppo Giardino dei Semplici. Oramai praticamente sono stato adottato da Cava perché ho trovato una persona amica con la quale abbiamo avuto un feeling immediato, che è Gerardo Ardito. Questo feeling nato con Gerardo Ardito è nato anche grazie al suo amore, che abbiamo un amore in comune, che è quello per la canzone napoletana. Quindi la passione per la canzone napoletana ci ha unito molto, infatti abbiamo insieme poi fatto questa manifestazione che è Napoli Classic Tour. Nel corso della serata il maestro ha incontrato i cavesi interessati a saperne di più sull'iniziativa, mostrando la sua ferma intenzione di valorizzare e seguire i numerosi talenti vocali campani. L'Accademia, nata grazie alla collaborazione con Gerardo Ardito, direttore editoriale del noto periodico Cava Notizie, ha lo scopo di dare a grandi e piccini che desiderano avvicinarsi al mondo della musica l'opportunità di seguire vari corsi per l'apprendimento di tecniche vocali e strumentali. Cava dei Tirreni, per quanto fosse una cittadina piena di musicisti, perché ne parlavo prima con degli amici, ci sono dei grandi jazzisti anche nati all'ombra di questo posto. Nonostante questo, le scuole insomma scarseggiano un po', nel senso che hanno qualitativamente delle scuole che solo diciamo hanno come direzione soltanto la musica classica, e mentre invece oggi c'è bisogno anche di una preparazione. I ragazzi amano altro tipo di musica come il pop, il jazz, il rock e il blues e via dicendo. E quindi una preparazione specifica per questo diciamo molto più a largo spettro, di musica guardata molto più a largo spettro, e mancava, e credo che manchi proprio nella provincia di Salerno, anche Salerno è un po' scoperta sotto questo aspetto. L'intenzione del maestro Calindo è quella di mettere a disposizione dei suoi potenziali allievi i suoi studi e metodi da insegnante, raccolti anche nel prezioso volume intitolato Voci di Dentro. Il testo, attualmente utilizzato come supporto didattico in molte scuole di canto italiane, comprende nuove esercitazioni originali che orientano i ragazzi verso l'apprendimento di moderne tecniche. Ovviamente adesso l'invito è a tutti i cavesi e non. Questa scuola sarà sicuramente un riferimento per coloro che vorranno avvicinarsi al mondo della musica e del canto. Quindi troverete nel maestro Gianfranco Calindo un validissimo maestro.